il giornale, il quotidiano, beh, leggo su Il Fatto Quotidiano che il giornale è in una profondissima crisi economica. Qui sapete che c'è un giornale che si chiama Il Giornale, fu fondato tantissimo tempo fa da il grande Indro Montanelli, solo che quando Indro Montanelli fondò questo nuovo quotidiano intitolato Il Giornale, non c'era internet ancora, mi pare che erano gli anni 70-80 del secolo scorso, quindi 30-40 anni fa nacque il quotidiano Il Giornale, fondato da Indro Montanelli, ma allora non c'era internet, o internet era agli albori, quasi nessuno c'aveva il PC in casa, quasi nessuno c'aveva in tasca lo smartphone. Poi dopo con l'espansione universale di internet e degli smartphone, tutti i giornali sono entrati in crisi, giornali settimanali, mensili, un po' per via delle televisioni, un po' per via del web, sono calate, le vendite sono calate. Sappiamo, no? Il grande quotidiano L'Unità, fondato da Antonio Gramsci, non c'è più. Dopo lunga agonia non c'è più. Il quotidiano del Partito Socialista L'Avanti non c'è più. Il quotidiano del Partito Radicale, La Voce Repubblicana, stava in tutte le edicole La Voce Repubblicana, come La Magia, come L'Avanti, come L'Unità, non c'è più, La Voce Repubblicana non c'è più, Avanti non c'è più, L'Unità non c'è più, altri giornali vivacchiano, taglio dei giornalisti, taglio, perdono il posto. Recentemente il quotidiano romano della Repubblica ha dovuto dire un potentissimo giornalista del quotidiano romano La Repubblica, che faceva il corrispondente dagli Stati Uniti, ha detto vai in pensione, non mi ricordo mai come si chiama questo potentissimo giornalista del quotidiano romano La Repubblica che faceva le corrispondenze per Repubblica dagli Stati Uniti. Beh, vai in pensione, e lui si è pure incazzato, invece di dire grazie La Repubblica perché mi hai onorato tanto, si è pure incazzato, che ha pure parlato male. Beh, adesso c'è il giornale, ci sono stati dei tagli pure del personale, dei giornalisti, dei tipografi, il giornale, la crisi del giornale, cioè la crisi dei giornali. Ma pure il Corriere della Sera, perde copie. Io ricordo i tempi pre-web, quando il Corriere della Sera vendeva 1 milione di copie tutti i giorni. È vero, Corriere della Sera, che prima del web tu vendevi 1 milione di copie tutti i giorni, pro die, è vero, Corriere della Sera, è vero o non è vero? Adesso ti sei ridotto a fare, sì e no, 200.000 copie pro die, tagli. E io per esempio, Corriere della Sera, giornale, no, mi rivolgo a te Corriere della Sera, mi rivolgo a te Fatto Quotidiano, mi rivolgo a te il giornale, io per esempio ho 82 anni, mi compio fra pochi giorni perché sono nato agli inizi del febbraio 1940, io sto su YouTube, lo sai Corriere della Sera che io su YouTube ho circa 11 milioni di visualizzazioni, sui miei video ci sta la pubblicità, YouTube ci mette la pubblicità, e io arrotondo la mia pensione di ex preside di ruolo nei licei classici scientifici, io ho una pensione del vecchio tipo retributivo e del livello dirigenziale perché sono stato preside
di ruolo nei licei classici e scientifici, capito? Corriere della Sera, capito? Quotidiano e giornale. Questa è la mia ultima opera, Questa è la mia ultima opera, vedete? Mariana delle Antille è un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich. Non è un caso che da una parte c'è la stella di Davide e dall'altra la croce uccinata. Purtroppo, corsi e ricorsi storici, la crisi della carta stampata. E io ricordo il grande filosofo Hegel, siamo ai tempi di Napoleone, siamo nel 1810, 1820, il quale diceva, parlava dei giornali, la gente leggeva i giornali ai tempi di Napoleone, e diceva che la lettura dei giornali per la gente era la preghiera laica del mattino. Sì, Hegel diceva che la lettura dei giornali era la preghiera laica del mattino, e gli strilloni, ve li ricordate gli strilloni, quelli che vendevano agli angoli delle strade, agli incroci automobilisti, vendevano i giornali? Io ho fatto tempo a conoscere gli strilloni, se guadagnavano il pane quotidiano vendendo i giornali lì agli incroci autostradali. La gente si fermava, c'era il semaforo, comprava il quotidiano, comprava un giornale. E sono spariti gli stridoni, ma c'erano in tutto il mondo gli stridoni, c'erano a New York, a Washington, gli stridoni, così c'erano già. Che vogliamo farci? Oggi c'è sta il web, c'è internet, c'è il computer, c'è il smartphone. Però ciononostante il cartaceo regge soltanto se si tratta di opere interessanti. Se si tratta di opere, questo cartaceo regge ancora, capito? Va ruba nelle librerie, sapete? È appena uscito, l'ha pubblicato Leonin Edizioni. E sapete qual è la cosa strana? È che è Corriere della Sera, perché sia in crisi pure lui, ancora non l'ha recensito questo romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich, dove si parla pure della notte dei lunghi coltelli, non della notte dei cristalli, quella la Kristallnacht viene dopo, prima c'è la notte dei lunghi coltelli, capito? Uè, Corriere della Sera, uè, sveglia, sennò pure tu fai la fine dell'Unità, dell'Avanti, della Voce Repubblicana, eccetera, capito? Corriere della Sera, sbrigati a farci la recensione, Corriere della Sera, caro, Beh, insomma, guardate che io la notizia l'ho letta sul Fatto Quotidiano, eccolo qua, e ve la metto come linea di studio di questo video, per cui, relativamente al Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano è l'unico giornale in Italia che cresce, è l'unico. Sarà merito di Marco Travaglio, sarà merito di Andrea Scanzi, continua a crescere, per cui la mia casa editrice, che è Leonide Edizioni, ha fatto un patto col Fatto Quotidiano, il patto consiste nel fatto che il Fatto Quotidiano periodicamente in prima pagina pubblica la copertina di una opera pubblicata da Leonide Edizioni. Io ho saputo che il 27 aprile il Fatto Quotidiano uscirà in prima pagina con la copertina di questo mio romanzo storico. Va bene? Il 27 aprile. Ok, cari amici, al Fatto Quotidiano, al giornale, a Corriere della Sera, che ancora non l'ha recensito questo romanzo storico, e a tutti voi tanti cari saluti dal marinaio dell'Antille.